mascarpone, savoiardi inzuppati nel caffè zuccherato e cacao amaro. Ed ecco che così nasce il tiramisù, uno dei dolci più famosi al mondo e più apprezzati della gastronomia italiana. E ora andiamo a vedere chi è che ha reinventato questo dolce. Pensate che il suo nome è presente nel vocabolario in 23 lingue diverse. 23 lingue diverse è presente il tiramisù, e che è la quinta parola più ricercata in tutta Europa. Ma c'è una battaglia in corso tra tante regioni che si contendono la paternità di questo buonissimo dolce. Una delle teorie sulle origini di questo dolce, da dove viene questo dolce, lo colloca nella regione toscana, e in particolare a Siena, dove durante una visita del Granduca Cosimo III de' Medici sarebbe stato creato un dolce chiamato zuppa del duca, che assomigliava appunto a questo dolce qua che noi conosciamo. Tuttavia ci sono delle incongruenze, c'è qualcosa che non torna in questa versione, poiché sia il mascarpone che i savoiardi erano poco usati nella pasticceria senese. Inoltre l'utilizzo del mascarpone poneva dei dubbi, perché provenendo da Milano, dalla regione Lombardia, il mascarpone avrebbe dovuto fare un lungo viaggio e la sua conservazione ne avrebbe comunque tratto un cattivo beneficio. Ecco, allora c'è la mia regione, l'Emilia Romagna, si fa avanti Dolce Torino. Ma che cosa c'entra Dolce Torino? Un'altra teoria sull'origine del tiramisù sostiene che sia stato creato in Piemonte, in particolare a Torino, da un pasticcere per fornire supporto al conte Camillo Peso di Cavour, mentre svolgeva la sua attività politica per unificare l'Italia. Tuttavia, considerando che nella metà del 1800 i metodi di produzione e conservazione degli alimenti non erano ancora abbastanza avanzati per garantire la commestibilità del tiramisù, questa ipotesi risulta poco credibile. E poi c'è di mezzo anche il Washington Post. Anche in America piacciono le cose buone. A Treviso c'è un certo Carmine Antonio Iannacone che sostiene di aver inventato lui e creato lui il dolce tiramisù e poi di averlo portato in America. E su questo appunto c'è stato fatto anche un articolo dal famoso giornale Washington Post. Secondo voi qual è la regione più agguerrita sul volersi aggiudicare il tiramisù? Treviso? No, è il Friuli Venezia Giulia. Però proprio loro due, la regione Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sono le regioni più contendenti, proprio si fanno a botte perché vogliono mangiarsi il tiramisù e dicono no, è mio, l'ho fatto io, le mangio io. Il Veneto sostiene che il dolce sia stato creato a Treviso negli anni 60 presso il ristorante Alle Beccherie dal pasticcere Roberto Linguanotto. Il nome del dolce viene così coniato in dialetto e viene chiamato tiramisù e poi italianizzato in tiramisù, quello che noi conosciamo. D'altra parte, i comuni di Tolmezzo, in provincia di Udine, e di Pieris di San Canziano di Sonzio, in provincia di Gorizia, hanno fatto sentire le loro vibranti proteste. No, ci siamo noi! Difatti, nella prima provincia friuliana, in un albergo, l'Albergo Roma, gestito da Norma Chielli, assieme al marito Giuseppe Peppino dal Fabbro. Nel ristorante dell'albergo veniva servito il dolce Torino di Pellegrino Artusi, a base di savoiardi, burro, cioccolata, rosso d'uova, latte. E fu proprio la signora Pierli nel 1951 a decidere di modificarlo sostituendo il mascarpone al burro e inzuppando i savoiardi nel caffè amaro. E invece il nome tiramisù fu dato dal marito che diceva questo dolce mi tira su, e da qua tiramisù. Diversamente a Pieris, in provincia di Gorizia, la storia del tiramisù venne scritta da Mario Consolo, inventore del vetturino, dolce con cioccolato e zabaglione, la cui ricetta veniva proposta dagli anni 40 e che è stata perfino registrata davanti a un notaio. E alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu proprio un suo cliente a suggerirgli il nome tiramisù. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti, diciamo, morivano di fame, c'era poco da mangiare, c'era tanta miseria. Sentirsi da un dolce così, diceva, oh, mi hai tirato su. Ci fai in fretta comunque trovare un nome a un nome così. Tiramisù è veramente un bel nome. Ma ecco la svolta dopo lunghe indagini.
E quindi sono stati due food writer, Lara e Gigi Padovani, a trarre le conclusioni e a constatare che il dolce tiramisù deve la sua paternità alla Friuli Venezia Giulia. Appunto, secondo le loro ricerche, dopo più di 2 anni di indagini, analisi e consultazioni di testimonianze storiche, i due autori hanno presentato le loro scoperte nel libro Tiramisù, storia, curiosità, interpretazioni del dolce italiano più amato. Comunque la disputa va avanti, perché addirittura a Treviso è stata istituita un'accademia del tiramisù e anche loro sanciscono la paternità del dolce, dove lo possiamo vedere sul loro sito. Che dire in conclusione, che sia Treviso che sia il Friuli Venezia Giulia, il papà di questo dolce ha poca importanza. Siamo comunque in Italia ed è comunque una buonissima realtà tutta italiana. E quindi mangiamoci questo tiramisù senza tanti problemi. Va bene, vi saluto e ci vediamo col prossimo video, che andiamo a scoprire altre cose in Italia. C'è tanto da raccontare in Italia, i dolci, le ciliegie, la gastronomia, il vino che c'è un mare. Per questo forse ci voglio fare gli set. Ciao, ci vediamo col prossimo video dedicato all'Italia. Ciao!